Ma ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi siamo in Decathlon e vi porterò un video su prodotti non nati per l'escursionismo ma che si possono utilizzare tranquillamente. Qua c'è qualche spoiler. È una tipologia di contenuto che in passato vi avevo già portato e che vi è piaciuta tantissimo e ho deciso di riproporvelo perché alcuni prodotti hanno avuto una bella svecchiata, sono arrivati dei nuovi prodotti che secondo me sono davvero interessanti e quindi ho detto: lo sai che c'è? Riportiamo questo format. Prima di buttarci nel video ragazzi, vi ricordo iscrivetevi al canale perché per me è davvero fondamentale ed è il miglior modo per supportarmi. Partiamo! E partiamo con due prodotti Solognac: la camicia 520 light e i pantaloni 520 light. Vi lascio linkati i prodotti sotto in descrizione ovviamente, così potete trovarli in modo facile dato che a volte con i nomi Decathlon si fa un po' fatica. La camicia mi ha impressionato tanto, molto traspirante, molto leggera e un'ottima gestione dell'umidità. Ci sono delle chicche che secondo me sono davvero importanti, tipo sotto le ascelle una zona di sudorazione mappata, troviamo dei bottoni per poter andare a stringere il polsino in base alle dimensioni del nostro polso, insomma ci sono delle cosettine che a me sono piaciute tantissimo, il tutto racchiuso in 35 euro, che secondo me è un prezzo per questa camicia davvero davvero ottimo. Dato che è molto leggera, molto traspirante, una sciogatura così rapida, io andrei anche a utilizzare in un trekking, in un cammino, perché mi dà quelle certezze che mi servono in quanto a traspirazione, leggerezza, appunto asciugatura rapida, gestione dell'umidità, che sono davvero fondamentali in un capo tecnico. Poi abbiamo i pantaloni, i 520, esistono due modelli, dopo vi faccio vedere il secondo. Innanzitutto vi mostro loro che hanno una resistenza all'abrasione davvero importante. Tutte le zone verde scuro sono testate per 100.000 sfregamenti, mentre la zona verde chiara, quindi tutto il resto del pantalone, 60.000 sfregamenti, grande resistenza all'abrasione, il che non è poco. In più è imbrigliato una grande elasticità del prodotto che non è scontata ragazzi. Avere un prodotto che sia molto elasticizzato, molto resistente all'abrasione, non è assolutamente scontato, quindi secondo me sono pantaloni davvero 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 promossi. Vi faccio vedere anche l'altro modello, che dovrebbero essere 520 normali o 500, come detto prima con i nomi in Decathlon si fa sempre fatica, che sono loro. Sono pantaloni che hanno una resistenza a 60.000 sfregamenti, quindi come tutto il pantalone che vi ho mostrato prima, la parte diciamo verde chiaro, e loro sono ancora più elasticizzati, sono molto più leggeri, vanno ad essere molto molto simili con i Catch MH500. Peccato che in entrambi i pantaloni, sia questi qua che quelli che sto indossando, che ripeto trovate linkati sotto in descrizione, non ci sia in fondo al pantalone un modo per poter stringere la parte bassa del pantalone. Questo secondo me è un peccato, rimane un po' a zampa di elefante. Secondo me poteva essere una cosa interessante metterci un piccolo elastichino per poter andare a stringere il pantalone sulla scarpa. Passiamo poi alla maglia 900 della Solognac in lana merino a maniche lunghe. Come sapete i benefici della lana merino sono veramente tanti, ne ho già parlato ampiamente anche qua su YouTube. Termoregolatrice, una maglia che ti permette di avere un'ottima gestione dell'umidità, e nell'ultimo periodo, nell'ultima escursione, mi è mancata una maglia in lana merino come questa. Una maglia che avrei utilizzato quando ho dormito in cresta, sarebbe stato veramente utile come primo strato leggermente più pesante rispetto a quella a maniche corte, cioè avrei preferito averla sempre in lana merino ma a maniche lunghe invece della Travel 500, sempre in lana merino della Forclaz. Una maglia che ha un'ottima gestione dell'umidità, per questo mi piace tanto, e ha un prezzo veramente molto onesto. Secondo me 55 euro è un prezzo più che giusto per questa maglia. La preferirei al posto della MT900? Probabilmente sì, ma la devo ancora provare la MT900, quindi è una cosa un po' di getto. Vi dico questo perché un paio d'anni fa esisteva la Forclaz MT500 che io ho utilizzato allo sfinimento, tipo l'ho distrutta sotto le ascelle perché al tempo ancora la Forclaz diciamo che non riusciva ad imbrigliare al meglio la lana merino nei prodotti e quindi era un po' fragilina come maglia. Però ce la rivedo tanto, io in quella maglia mi sono trovato bene, mi sono veramente trovato bene. La differenza è che in questa qui abbiamo dei rinforzi sotto le ascelle che in quella non c'erano, proprio il punto dove mi si era rotta. E quindi
devo dire la verità, secondo me questo è un prodotto che vale davvero la pena. Molto leggera, un'ottima gestione dell'umidità, come vi ho ripetuto mille volte, i benefici della lana merino sono veramente tanti. E questa maglia le imbriglia tutti, guardate poi quanto è elasticizzata, ragazzi, cioè ha un'elasticità veramente incredibile, cioè ci permette una libertà di movimento esagerata. Per quanto mi riguarda, promossa, se qualcuno di voi ce l'ha ci faccia sapere sotto nei commenti come si trova. Poi abbiamo il cappello Sailing 500 della Treeboard, un cappello della Vela, 98% cotone, 2% elastan, che gli va a dare quel pizzico di elasticità. Ma perché vi sto parlando di un cappello semplice in cotone? Perché non è un semplice cappello in cotone, praticamente va a risolvere una problematica che mi è capitata nelle mie ultime due notti in tenda in cresta. Mi raccomando, non dormite mai in cresta perché c'è un vento pazzesco, e è lo stesso vento che troviamo nella Vela. E che cosa capita quando c'è vento? Cosa può succedere? Che ti vola via il cappello, ed è quello che mi è successo. Il mio Forclaz 900 mi era volato via, fortunatamente mi era rimasto impigliato in una roccia e l'ho potuto recuperare. Però avendo questo qua che ha il cordino attaccato alla maglia, andiamo a risolvere questo problema. C'è una semplice clip che è veramente molto resistente, ha un dentino veramente molto resistente, che però ti permette di andare a non perdere il cappello, e per me è una cosa veramente intelligente. La implementerei in tutti i cappelli della montagna, perché in montagna c'è vento, quindi mettere questo cordino, che è iper leggero, non dà nessun tipo di problema, però ti permette di poter salvare il tuo cappello. Super promosso, esiste in 3 colorazioni diverse oppure in più colorazioni, tanto trovate tutto linkato sotto in descrizione. Secondo me è una cosa fondamentale, perché va a risolvere una cosa che mi è successa, e quindi per questo lo reputo importante. E come l'ho visto, ho detto, lo devo assolutamente includere in questo video. Avrei voluto chiudere con i cappelli, ma quando ho visto queste nuove scarpe ho detto, devo assolutamente farci un video. Le Solognak Crossan 500 V2 con un'impermeabilità di 24 ore sotto la pioggia. Ragazzi, 24 ore il piede immerso nella pioggia, cioè parliamo di un'impermeabilità veramente incredibile, a 124 euro. Una suola in Vibram per avere il massimo grip, e una scarpa che assolutamente devo portare sui sentieri. Devo vedere qual è il loro limite, perché a questo prezzo veramente troviamo una scarpa tanto performante, tanto resistente, perché ovviamente è pensata appunto per chi caccia, per chi deve avere il massimo nella resistenza per muoversi nei boschi. E questa scarpa ovviamente anche in ambito escursionistico me la immagino anche tanto su roccia, perché è veramente tanto resistente. Ovviamente ci faremo un focus dedicato. Se ovviamente qualcuno di voi ce l'ha, sotto nei commenti ci faccia sapere che cosa ne pensa. Ho lasciato questa chicca in fondo per chi ha raggiunto la fine del video, e io vi ringrazio enormemente per il supporto che mi date qua e su tutti i social. Ovviamente ripartiremo a pieno con i video su YouTube. Ho avuto un attimo di defiance per organizzare al meglio tutti gli altri social, ma ovviamente ci sono, ragazzi, amo tanto YouTube e io voglio assolutamente pubblicare a cadenza regolare anche qua, e stiamo ripartendo. Vi chiedo scusa se per un periodo le pubblicazioni sono arrivate un po' a salti e bocconi. Ci vediamo prossimamente con prossime cose, con prossimi video. Un saluto dal vostro Tom, ciao.